Siamo con il presidente del San Gaetano Castelnuovo, Luvarà Pasquale. Una partita importante oggi per il San Gaetano, non siete riusciti a portare a casa nemmeno un punto, quindi i play-out per voi stanno quasi per arrivare. Sì, i play-out sono no, il 99% li dobbiamo fare, lo dobbiamo vedere se dobbiamo farli in casa col bianco o fuori casa. Ma dopo la sconfitta di oggi probabilmente li faremo fuori casa. Che è successo, presidente? Sembra che avete perso la testa all'ultimo. Sì, è una partita molto importante per noi oggi. I miei giocatori erano molto carichi. All'ultimo il mio giocatore ha fatto un errore che non si può perdonare. Dare una testata all'avversario non si può, non è un gesto che non si deve mai perdonare. Prenderemo provvedimenti su questo e chiedo scusa al ragazzo del Borgo Recanico. Ritorniamo al calcio giocato. Diciamo che abbiamo visto un Borgo che ha dominato i primi 20 minuti sia nel primo tempo che nel secondo tempo, ma poi il San Gaetano, secondo me, sfruttando molto le idee di Falduto, ha provato in tutti i modi. Non è stata oggi prolifica però in attacco. Sì, noi da un paio di partite che giochiamo facciamo la partita noi, però la squadra avversaria vince sempre. E il Borgo Recanico ha fatto due ripartenze che in quelle due ripartenze ha segnato. Abbiamo giocato, si può dire, 90 minuti noi, però non concludiamo a rete, ma non è solo oggi, è da un paio di domeniche che la mia squadra gioca però non porta punta a casa. L'ultima domanda, a quanto ho capito, voi comincerete a preparare già dalla prossima questi play-out, in che modo, ecco, preparerete questa importante sfida che ci sarà quasi sicuramente con il bianco, ma il Palizzi può essere anche, si può anche risucchiare a questo punto? No, non penso, il Palizzo ormai è fuori dai giochi. L'unica, secondo me, noi ci giochiamo i play-out in casa o fuori, l'ultima partita di campionato che ce l'abbiamo col bianco a casa nostra. Là ci giochiamo dove disputati i play-out. Annunziato Martino, autore della doppietta storica, si può dire, perché è il primo anno del Borgo in prima categoria e tu metti a segno due gol che vogliono dire quasi matematica salvezza. 99% di salvezza. Una partita fatta, studiata molto bene questa settimana con grande sacrificio. E un applauso a tutti i miei compagni che ci hanno messo davvero il cuore, perché il cuore ci vuole per vincere le partite, quello che un po' non abbiamo dimostrato nelle partite precedenti. Questa salvezza, diciamo, quasi aritmetica, è stata ben voluta dal mister che ha saputo adattare il modulo giusto, il carattere giusto e la concentrazione giusta che abbiamo avuto nel campo. Io ti volevo parlare anche di questo campionato. Avete fatto un girone d'andata strepitoso con 5 vittorie consecutive, 19 punti, però poi vi siete persi nel girone di ritorno. I vostri progetti futuri, ecco, quali saranno? Un altro anno possiamo vedere una squadra che almeno disputi i playoff? Allora, intanto pensiamo alle ultime tre partite che ancora possono regalare 9 punti e consacrare una bellissima annata, perché dobbiamo dire che siamo un gruppo giovane. Gruppo giovane, il più grande è il nostro capitano Alberto e Demetrio Foti. Un altro anno ancora da vedere. Dobbiamo costruire una bella squadra. Il mister, come sempre, metterà il suo impegno e il suo sacrificio, come ha sempre fatto. Spero un altro anno di essere ancora qua, visto che un po' di squadre si stanno avvicinando. Però ancora penso al Borgo io, perché il mister mi ha scelto quest'anno per regalarle una salvezza tranquilla e ci siamo riusciti finora, dai. Parliamo anche un attimo di Obinna e di quei passaggi che avete, quelle triangolazioni che siete riusciti a fare oggi, e tra le quali una ti ha portato anche alla seconda marcatura. Allora, Obinna è un grandissimo ragazzo. Durante la settimana lo aiuto sempre perché lui mi chiede sempre dei piccoli accorgimenti durante l'allenamento. Mi dice: Nunzio, come possiamo fare a far gol? E io, con la mia piccola esperienza che ho avendo 22 anni, lo aiuto molto. E quindi Obinna oggi ha fatto bene, non perché non ha fatto gol, dobbiamo dire che Obinna non ha giocato. Obinna ha fatto bene. Peccato per l'espulsione, perché poteva concludere bene bene anche le ultime tre partite. Nino Falduto, allenatore delle
della formazione ospite del San Gaetano Catanoso, morse tua vita mea, una vera battaglia campale. Sì, effettivamente sì, ci siamo purtroppo, come hai detto tu, una battaglia che alla fine vuol dire sono stati premiati questi del Borgo. Mi ritrovo giustamente a 4 giornate dalla fine là sotto per combattere, ovviamente cerchiamo insomma in tutte le maniere di tirarci fuori, anche se è abbastanza dura, voglio dire, però voglio dire, se dobbiamo fare i play-out facciamo i play-out, poi ogni partita è una storia a sé, quindi purtroppo la squadra, mi sono mancati diversi giocatori nell'arco dell'anno e quindi non ho potuto mettere insomma una formazione giusta per poter insomma salvarmi prima, no? Però andiamo avanti, anche se mi dispiace che oggi ho ricevuto qualche 3-4 squalifiche perché giustamente i miei giocatori erano nervosi. Questo non deve succedere perché non è una cosa giusta, è una cosa, voglio dire, che effettivamente può succedere in una partita di calcio. Deve essere solamente uno sport, un divertimento, poi alla fine chi vince si battono le mani e si va a casa. Per l'altissima posta in palio la partita non poteva essere tranquilla e serena. Sì, sicuramente, diceva anche il Borgo, perché gli mancano forse qualche punto per ottenere la sua salvezza. L'ha fatto con noi, giustamente, come hai detto tu, una partita, o vita mia, o morte. Purtroppo hanno vinto, bravi a loro, voglio dire. Noi, ti ripeto, andiamo avanti per la nostra strada, facciamo, voglio dire, se il destino è quello di fare i play-out, facciamo i play-out. Il pareggio non avrebbe fatto gridare allo scandalo e alla vergogna? Penso di no, anche se magari loro hanno avuto due subito, insomma, hanno fatto 2 gol velocemente, anche se poi penso che comunque la mia squadra non ha demeritato, voglio dire, quindi ha cercato di fare qualche azione pericolosa. Penso che tutto sommato, meno male siamo arrivati sotto porta, magari non ci siamo riusciti, però voglio dire, che cosa devo dire di più, miei ragazzi, anche perché, ti ripeto, ancora rimaneggiato per qualche giocatore che mi manca. Regista Nino Falduto in cabina di regia ha sciorinato tutta una serie di palle gol. Ma no, dai, hai detto troppo, tu lo sai, mi conosci bene che sono un difensore, mi adatto qua perché ormai insomma l'età, ne ho 45, no? Cerco di dare qualche insegnamento a qualche giovane che insomma può essere utile, diciamo, per un futuro. Poi alla fine le mie giocate, le mie cose, cerco di dare un contributo come tutti gli altri, poi alla fine solamente insegnamento. Per arrivare ai 52 di qualche giocatore ancora ce ne vuole. Lo so, ma penso che questo è l'ultimo anno perché sono veramente stanco, quindi cerco di finirla il più presto possibile, sicuramente non con la salvezza, ma anche se è difficile, no? La matematica dice che ancora il San Gaetano Catanoso possa arrivare alla salvezza. Sì, diciamo, anche se le partite ormai sono quasi finite, no? Voglio dire, alla fine ci sono 3 partite, sì, si possono fare 3 vittorie perché la matematica è questa. Poi c'è la lotteria dei play-out. Sì, giochiamo partita per partita. Puoi pescare il jolly? Sì, sicuramente. No, speriamo quello che dici tu, che insomma ci aiuti. No? Fino adesso abbiamo avuto solamente sfortuna, qualche partita in casa, come vedi, come Rosarno. Speriamo insomma che abbiamo un po' di fortuna per ottenere magari i play-out facendoli in casa. Non ha nulla da rimproverarsi, San Gaetano Catanoso ha giocato all'Arma Bianca per 90 minuti, ce l'ha messa tutta. Sì. Guarda Domenico, noi effettivamente da parecchie partite che facciamo buone prestazioni, magari il risultato viene di meno perché magari per qualche errore, però alla fine non posso rimproverare nulla ai ragazzi, anche perché sono ragazzi che non percepiscono nulla, quindi vengono solamente a divertirsi, se hanno voglia di imparare imparano qualcosa, ma poi alla fine per loro è solamente un divertimento. Mi dispiace solamente che mi ritrovo qua, magari sono stato abituato a giocare a credere lì, insomma, a risultati importanti, però nella vita l'esperienza anche nel ti fa crescere, no? Non hai giocatori come quelli della Palmese, del Bagalati, Vallata Bagalati San Lorenzo? Erano altri tempi, ormai questi tempi penso che comunque stanno per finire o sono quasi già finiti. Voglio dire, purtroppo quei tempi non penso, perché anche per la gente, i ragazzi che crescono oggi sono distratti da altre cose, forse la tecnologia è arrivata abbastanza avanti, cioè ci vuole la tecnologia, però è andata molto avanti, quindi credo che questi ragazzi di oggi sono più distratti, più attratti di queste tecnologie che giocare a calcio. Effettivamente se tu guardi, mi ricordo quando giocavamo, diciamo, nelle piazze, oggi sicuramente non vedi i ragazzi che giocano nelle piazze. Quindi questo ti lascia immaginare, e poi se mi lasci dire un pensierino,
le spoilerarci un po', credo che comunque mi lasciano un po' a desiderare, anche perché non si fa spoilercio per insegnamento, si fa solamente, penso, credo, per ottenere qualcosa di rimborso poi a fine mese. Cioè, le spoilerarci vanno fatte per insegnare qualcosa ai ragazzi, perché poi quando arrivano a una certa età, poi alla fine se non hanno le basi è inutile che vai poi a lavorare. La grande, grandissima esperienza di Nino Falduto è servita al San Gaetano e forse servirà a squadre di serie superiore. Ma Domenico, io ti ringrazio, ho cercato di mettere, sicuramente ormai mancano tre partite, metterò tutta la mia esperienza di poter ottenere questa salvezza, anche se devo dire che è dura. Poi giustamente la mia esperienza non è che voglio dire... posso dare, ma poi fino a un certo punto, se le persone ne vogliono apprendere, io do, però devo anche ricevere qualcosa, no? Quindi sono i ragazzi che si devono applicare e avere la voglia di fare le cose, no? Di ottenere i risultati. Purtroppo, ti ripeto, ritorniamo sempre alla tecnologia, no? Che ormai è andata avanti, quindi sono attratti diciamo da quella, no? Prossimo turno. Prossima domanda, abbiamo il Ravagnese, abbiamo un altro scontro, voglio dire che purtroppo ormai è inutile che guardiamo più in faccia a nessuno, perché ormai sono partite, come ti posso dire, ne sono rimaste tre, ne abbiamo una più difficile dell'altra, quindi ti ripeto, giochiamo partita per partita, poi se dobbiamo fare i play-out non è un problema, sono sempre lotterie i play-out come sono i play-off, no? Alla fine chi ha più voglia, chi ha più grinta, più cose di ottenere la salvezza, se viene viene, se no abbiamo fatto un'esperienza, anche se magari poi alla fine si scende, voglio dire, poi non ha importanza, l'importanza è che abbiamo fatto l'esperienza, anche se è negativa, è sempre importante, voglio dire. Qualche battuta anche da Enzo Napoli, allenatore, direttore sportivo della formazione locale, dai. Faccio complimenti al mister, alla squadra, alla società e a Merito Sportivo per questa salvezza che ormai dovrebbe essere quasi dentro, però ci manca un punticino, speriamo in queste tre partite, in modo particolare anche l'ultima, di regimorarlo, quindi pensiamo a programmare il prossimo anno, penso che mister Cormaggi abbia in serbo qualche sorpresa per qualche titolo di promozione, voglia fare una... sta sognando, da stasera comincia a sognare Cormaggi. Quindi possiamo tracciare velocemente un bilancio sommario di questa stagione con l'occhio rivolto al futuro. Allora, il bilancio avremmo gradito, apprezzato che fosse qualcosa di migliore, sia per i ragazzi, per la squadra e anche per l'ambiente meritese, si meritavano. Ah, per una matricola arrivare alla salvezza? Sì, ma non significa che uno perché è una matricola si debba accontentare di una salvezza tranquilla o una salvezza sofferta fino alla quarta. Cioè eravamo in una situazione sotto Natale dove se alcune cose, se avremmo preso qualche giocatore che poteva fare la differenza, si poteva lottare per le prime posizioni. Infatti abbiamo lottato fino a gennaio-febbraio, poi qualche partita in casa non è andata come abbiamo voluto, allora... ci siamo accontentati del risultato e pensiamo a programmare un altro anno. Gli occhi della platea ultimamente erano puntati sull'allenatore del Borgo Greganico Antonio Cormaggi, che non ha deluso le aspettative. Era una partita fondamentale per noi, perché con le partite che rimangono, se andiamo a vedere, abbiamo una partita a Pellaro, una a Palizia e poi in casa con il Ravagnese, quindi per noi è di fondamentale importanza fare questi tre punti, perché almeno ci fanno un po' respirare, anche se forse qualche punto ancora manca, quindi dobbiamo vedere dove farli e bisogna aspettare anche i risultati delle altre squadre. Oggi onestamente abbiamo dato tutto, abbiamo dato il cuore, abbiamo messo tutto quello che avevamo sono contento della prestazione dei ragazzi, anche perché loro avevano una delle ultime carte da giocare per cercare di arrivare almeno nei play-out avanti del bianco per giocare. C'è il discorso dei 10 punti anche. Sì, ma tra bianco e insomma terz'ultima e quart'ultima i play-out li farà sicuramente, perché i punti che ci sono di distanza sono praticamente tra loro, si passano un punto al momento, quindi non so domani il bianco giocherà con la Bovese cosa farà,
e quindi terz'ultimo contro quart'ultimo i playout ce l'hanno fatti. Poi un'altra cosa, festeggiato il mister per la quasi salvezza. Mister Bagnato, mister Fortunato, speriamo che possiamo proseguire la nostra... Gli hanno rotto pure gli occhiali, ma va bene così. Dobbiamo trovare uno sponsor per gli occhiali nuovi. Comunque, dai, va bene così, non importa. L'importante è che questa giornata ci rimanga nei nostri ricordi. Gli occhiali li ricompreremo. Una vera bolgia infernale, 3 gol, 1 sul rigore, 3-4 espulsioni, una serie infinita di ammonizioni, calci e pugni e botte da orbe. Purtroppo loro l'ultimo hanno perso la testa e onestamente poteva finire male la partita, perché in ogni caso, per quanto fosse alta la posta in palio, i miei giocatori, io di continuo gli raccomando di mantenere la calma e tutto il resto. Sull'occasione di Obinna, ambo le parti. Sull'occasione di Obinna ha sbagliato sicuramente a reagire, perché c'era il difensore che dal primo tempo avevamo notato che cercava di intimorirlo in tutti i modi, però lui deve capire, come devono capire anche due ragazzi di colore che sono stati espulsi del San Gaetano, che queste cose fanno male, anche perché noi abbiamo una scuola calcio. I bambini... Chiariamo che le cose siano successe in campo, che il pubblico non ha preso parte per niente. No, assolutamente, è una cosa che è successa nel campo, l'arbitro poi ha preso le sue decisioni, ha fatto le sue espulsioni, come è giusto che sia, però è peccato, perché alla fine siamo rimasti 10 contro 8, quindi non, sicuramente per una squadra che deve vincere a tutti i costi, rimanere in 8, e non voglio fare la morale a nessuno, per questi motivi non va bene, perché a un certo punto io non sapevo da chi andare il primo, avevamo 2-3 giocatori a terra, quindi non esiste proprio che possa succedere questo, anche perché noi portiamo al campo i ragazzi che vengono accompagnati dai genitori, quindi noi dobbiamo fare crescere la nostra scuola calcio, quindi queste immagini potrebbero allontanare un potenziale fuori classe che al momento è bambino al gioco del calcio, perché non ha niente a che fare col calcio, quindi ok la posta in palio e tutto, ma noi abbiamo perso partita in casa e penso che non abbiamo fatto tragedia, che okay? Non voglio criticare, sto parlando in generale, non sto parlando della partita in sé, però sicuramente anche ormai in tutte le squadre ci sono i ragazzi di colore, noi abbiamo un ragazzo educatissimo, ma non posso dire che ho visto in altre squadre la stessa cosa. Uno può essere forte, io ho scelto Binna tra 70 ragazzi sbarcati, qualcuno più forte di lui calcisticamente. Però alla fine però è arrivata... Ho scelto Binna per il suo carattere, il suo modo di fare, il suo modo di essere. Quindi, prendiamo il fuoriclasse che magari può giocare, però se fa cose che non c'entrano col calcio dobbiamo cercare di stigmatizzare subito e cercare di far capire che io, con una persona che mi conosco da 30 anni, non posso litigare, con tutto il rispetto, per un ragazzo che inizia a tirare d'estate dappertutto. Non alla fine è arrivata una colomba con un ramoscello di oliva nel becco. Ma è perché la ragione deve prevalere sulla stupidità, se no andiamo a fare guerre dappertutto che non servono a nessuno. Gli addetti ai lavori dicono che quota 34 sia salvezza assoluta. Ma noi abbiamo 35, se gli addetti dicono questo io non lo so. Intanto con questa partita raggiungiamo 35 punti, poi vediamo come si evolve la situazione. Adesso si gioca con meno tensione, meno stress, meno ansia. Sì, perché era una partita che noi potevamo anche perdere, quindi se avessimo perso staremmo qui a disperarci. Invece abbiamo visto come la scena di prima, sì, mi hanno rotto gli occhiali, però cazzo, dopo un anno che lì stresso ci sta. Per la serie capitani coraggiosi, ecco Alberto Sgro. No, non ci sono capitani, siamo tutti capitani, abbiamo raggiunto un grande obiettivo e niente, siamo contenti e ci godiamo questa vittoria.
quasi un obiettivo. È un obiettivo, è un obiettivo, è un obiettivo e siamo contenti. Il nostro obiettivo principale era. Quindi ora niente, ci godiamo questa partita, questa vittoria e questa sconfitta. Oh, guarda, ma che c'è la macchina, mi sciro, poi.